Buongiorno, buongiorno, domani è Pasqua e io vi faccio tanti tanti auguri e per questa bella occasione vi volevo raccontare una breve favola di Giambattista Basile. Ci sembra una volta un uomo, e nemmeno ieri e nemmeno l'altro ieri, ma tanto tanto tempo fa, in un bosco vicino Napoli, nella grande e bella città di Napoli, ci sembra una casarella povera, 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 dove abitavano due sorelle. Due sore carnale, cannatelle e ciumatelle. Sì, povere creature, povere, povere, povere. E una sera, cacchio piccerelle, cannatelle, aveva fame. A più grosso dicette, sora, mica mi fa, andiamo un poco in un bosco, a ci pigliare un poco di stella selvatica, che ci facciamo una zuppatella, tengo quattro tuzzolelle di pane stipato. Ah, così, andarono. E mentre stavano cercando queste erbe, a un certo punto sentettero un rumore, un fruscio, un sciuscio, una ronnegrea. Spostarono il cespuglio e che cosa videro? Una paparella. Maronna, com'era bella questa paparella, com'era bella, bionda, dorata. Appena avrete due sore, zitta in culo che se lo e incominciarono a baciarsi, a beccarsi. Da quel giorno le due sorelle si crescettero, sta paparella, come si suol dire, a mullachella, vale a dire che si trovavano pane alla bocca allora per darla alla papera. E la papera crebbe, ma crebbe tanto bene che a un certo punto, una sera che la sorella più piccola, se macchio piccerella, teneva fame, dice, sorami, ma perché non ce la mangiamo a sta papera? No, dice la sorella più grossa, che questa papera può essere la fortuna nostra. Uè, passai l'angelo e dice amen. Perché? Perché a un certo punto la papera incominciò a pensare, ma come se due creature hanno fatto tutto sto poco per me, io voglio fare qualcosa per loro. E incominciò a spremersi, cioè, si spremette e cacaia. Ma non cacaia la roba gialla della papera, cacaia la roba gialla, ma era oro. Ma rendono richiesta manera da riempire tutto il pavimento della povera catapecchia delle due sorelle. E da quel giorno le due sorelle diventarono riccone, perché la casa diventò palazzo, palazzo diventò castello, castello diventò castellone. E incominciarono ad avere vestiti, gioielli, carrozze, servitori, tanto da suscitare l'invidia del vicinato. Soprattutto di tre vecchie, brutto come la peste, tricesse, Carolina, Filumena e Maddalena, e batellava, va! Tutti e tre incominciarono a pensare, ma come? Gesù, chi ha ten medium, chi ha ten argente, chi ha ten oro, chi ha ten medium. Loro ha ten d'oro, la tengono queste due zoccolone, chissà che fanno, chissà che fanno. Da dove vengono tutti questi gioielli, vestiti, palazzo, servitore? Da dove vengono? Ah, ricetta Filumena, più disgraziata che era pure zoppa. Dio ti scampi dai segnalati miei, ricetti a Giavrei, a Giavrei. E come infatti una sera d'inverno, quando turbinava la tempesta lampadona, vada terra, si era proprio scordata, Filumenietta, facendo spia vicino alle camere delle due sorelle, che avrei. Vedete che sora mettevano un coppo tavolino, una bella tovaglia ricamata, mettevano sta papera in coppa e la papera cacaia, tutta marengarona. Ah, ricetta, la vecchia cessa, cetta sta papera, tessera mia, e una sera, iet, chiana, 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 pigliai la papera poco, la mettete sotto il bandiere, andò dalle tue commarelle. Ricetta, mettete subito una bella tovaglia in coppa a tavola. Perché ricette nei due vecchi? Non vi preoccupate, vecchio, non vi preoccupate, ma ti dà le due, le tre vecchie si mettete attorno a tavola, mettete una papera in coppa o tavolina. E la vecchia Filomena comincia a dire, cocco, è cocco. La papera guarda, è qua, 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 cocco, cocco. C'è la papera. Vuoi cacca, panzaia, non parlai, cioè te vabbè qua qua, sai, sa calaia, facette prima una bella scorreggione e poi, cocoio,
Ma cacaio veramente, una merda gialla, tutta puzzolente, talmente puzzolente che i vecchi non si stavano a bacio per la puzza. E pigliano sta papera, a pigliano poco colpo. E ai in bascia, ma la papera non morò. Perché io ti affermi in un vicolo cieco, un vicolo che il destino volle era confinante con una strada maestra, dove passò in quel momento il destino, sempre, un principe che tornava dalla guerra, bella, come sono tutti belli i principi delle favole, biondo, con l'occhio celeste, l'armatura argentata. A un certo punto, o principe, si fermai proprio vicino al vicolo della papera. E se facetti anche, incominciò a sudare, c'è una mia, io non mi sento buono, c'è una certa malattia, non mi vedo bene, mi vedo pallido, no, non mi sento bene, aspettate un attimo qui, io se ce ne trovo cavalli, e trinto, vi cruciuzzo, ci butto dentro, dico, pum, una rapata ciela, facetti una cagata, uno che non dormiva mai, ah! I cortigiani, vedete, che se non tornate, ma che sta succedendo? E infatti che cosa successe? Che il principe si doveva asciugare e non trovando niente nel buio del vicoletto, tuc tuc toccai una cosa bella morbida, che l'ero culo della papera, lei. Pigliai sta papera e s'annattai. Ma come sono una papera nobile, che cacoro, tu mi pigli per una mappina. E ti è che tu sto morzio, ciappai. Occhiappai per una pacca e non lo lascio più. È inutile poi che tutti quanti ettano la polibera, niente, non si crede. È una papera magica. E allora il maggiordomo pensai, ricette babù, che mi fa? Pigliamo, facciamo una barella improvvisata e portiamola a Palazzo Reale. E così fu. Lo portarono a Palazzo Reale e o povero re tuo figlio l'anguaiate che la manè, tutto calluccato con quella papera attaccata al culo. Mandarono un messaggero per tutte le strade, il quale, un messaggero, diceva che il povero principe era prigioniero di una papera che gli aveva mozzicato il culo e che nessuno riusciva a levargliela, e allora il re, per premio, chi riusciva a liberare il principe, dava, se era maschio, metà del regno, se era femmina, il principe stesso in persona. Questo messaggio arrivò alle due sorelle, cioè, che le ama per la nostra. E così se va a stettere in pompa magna, e che corteo, e che page, e che cavaliere, e che gioiello, due regine, c'è tu rimaronna, mi è chi sono sti due maronna, mamma mia, come sono elegante, che vestite, che gioiello. Oh, le due sorelle subito dicono, portateci nella camera del re, perché lo vogliamo liberare. Ah, ricetta, siate benedette, ricetta un re. E portai subito nella camera reale. E ci sapeva che il povero prince era fatto sic, plic e stuart, tutta arrugnata, un coppa che l'ulietto, la papera appena verrete 2 ore. Guardate, la magia. Appena verrete 2 ore, staccai dalla pacca nobile e dietro subito a baciare queste due povere contadinotte diventate eleganti e nobili. E così si fecero i matrimoni. A più grosso se pigliai un principe, a più piccerello maggiordomo. E loro stanno là e noi purtroppo stiamo ancora qua. Io spero per breve tempo. Per breve, ancora per breve tempo, abbiate pazienza che tutto si risolve. Buona Pasqua e puzzate campaci andando.